In questo video. Questa cosa qui costa miliardi di euro e spero di non romperla. Vado a smontare questa struttura di merda di plastica del cazzo fatta da dei c***i bastardi sfruttati. Devo bestemmiare con i bastardi di MSI, sti bastardi che fanno ste applicazioni di merda. Metti a fuoco, Cristo Dio, che non va un cazzo. Bah raga e benvenuti in questo nuovo orribile video. Nel video di oggi mi accompagnerete in un'avventura particolare perché andremo insieme a montare questo aggeggio qua all'interno del mio computer, ovvero il computer che sto utilizzando in questo momento per registrare questo video. Comunque, che cos'è questo robo qua? Questo robo qua è un dissipatore a liquido del processore e voi giustamente direte: oh, ma che cazzo è il processore? il processore, per farvela breve, è un quadratino che esegue i processi che sta all'interno della scheda madre del computer. Questo quadratino, quando opera, scalda parecchio. Ora, questo coso qua non è altro che un radiatore della macchina, quindi c'è del liquido che gira all'interno e questo robo qua si applica sul processore per raffreddarlo. Io direi di non perdere altro tempo, riprendiamo con il nostro orribile video e ci si becca direttamente allo smontaggio. Molto bene, ci troviamo qui nella mia postazione. Guardate che postazione di merda. Io direi di spegnere il nostro computer, forse per l'ultima volta, spero di no, perché ne ho bisogno e non vorrei distruggerlo per sempre. Andiamo a staccare tutti i cavi merdosi qui dietro. Guardate che bordello, tipo non si capisce un cazzo. Allora, uno, due. Spero di ricordarmi dove andavano i jack audio, perché se no Windows 11, poverino, non capisce più un cazzo. E ci siamo. Ci becchiamo direttamente nel laboratorio, ovvero la cucina. Allora, eccoci qua, siamo in cucina, qua c'è il nostro aggeggio da montare dentro il computer, un cacciavite di merda della Beta che serve per smontare i muri, noi lo utilizzeremo per smontare il computer. Mamma mia, signori, le 2080, Cristo Dio, se sono bellissime! Comunque, io procedo a smontare la paratia posteriore, o come cazzo la volete chiamare, e in questo caso c'è una sola cosa che può andare male, ovvero che per smontare questo aggeggio qua e bisogna smontare tutta la scheda madre, questa qua dietro e tutto il resto del computer. Io spero di no, perché in quel caso i bestemmioni sarebbero innumerevoli. Molto bene, Cristo nostro Signore ha deciso che oggi non vuole essere bestemmiato. Infatti possiamo vedere che tutto il retro della scheda madre è accessibile. Se non fosse per questi cavi di merda che ho messo io in questa posizione, guardate che schifo, boh. Ma non me ne frega un cazzo, io non sono un tecnico. Faccio le cose a caso e vaffanculo. Ora vado a smontare l'aggeggio che si trova qui dietro. Che cazzo è passato un Orbs davanti alla telecamera? Ma non è possibile questa cosa. Allora vado a smontare quella merda lì. Ora quello che dovrei fare io in questo momento è rimontare sta merda qui. Oddio, non ci entra più, non so per quale motivo. Ok, ci è entrata. Come cazzo l'ho messo io questo? Chi cazzo se lo ricorda come l'ho messo io? Non è possibile, non è possibile. Dove cazzo è? Ma com'è possibile che non esce? Ok. Ok, questa merda è uscita dal computer. Lì sotto c'è il mio processore. Questa cosa qui costa miliardi di euro e spero di non romperla. Le RAM le lascio dentro perché non ho voglia di sputtanare il BIOS della scheda madre. Perché sai, poverina, è costata solo 400 euro e è sensibile questa scheda madre. Ora vado a smontare questa struttura di merda di plastica del cazzo fatta da dei bastardi sfruttati e vediamo se riesco a montare quella merda che adesso non so dov'è, dopo ve la faccio vedere. L'ultima lo togliamo col Cristo, lo togliamo, non esce fuori neanche per sbaglio, è stronzo suo padre, è stronza tutta la sua famiglia, è stronzo il signore, non esce fuori. Se non esce fuori adesso non so cosa farci perché l'ho spinto fuori con lo spinterogeno del signore, non esce fuori neanche così. Passiamo alle maniere forti. Come non smontare un computer con i coltelli da cucina, soprattutto bagnati. Che cazzo di motivo non esce? Porco Dio! Cane, Madonna! Questo è fuori, questo qui forse si vede così, non lo so. Serviva per sorreggere questo, non lo so, sta merda che non raffredda neanche il mio pisello quando è caldo. Ora.
Allora, signori, il nostro dissipatore a liquido all'interno si presenta così. Queste sono le ventole, ovviamente impolverate di già, nonostante io non l'abbia usato. Questo fa le luci, oltretutto. Questi come cazzo si metteranno? È pieno di cavi, pieno di cose, non so. Allora, io direi di procedere. Questo va attaccato sopra di questa posizione. Io direi le ventole di metterle da questo lato, che aspirano l'aria da fuori e la sparano dentro. Non lo so, in realtà io preferirei che l'aria la tirasse, ma dai, su, così più bello, che cazzo me ne frega dove tira l'aria. Si fanno le cose in base a come è più bello, non a come funziona meglio. Ricordatevelo sempre. Sto mettendo le viti a caso, in realtà non c'è un senso in quello che sto facendo. A few moments later. Smontiamo le viti che abbiamo appena montato, perché non so se ho montato quelle giuste. Come vi dicevo, le cose le facciamo a caso. Le cose le facciamo a caso senza leggere le istruzioni, così le facciamo due volte, perché a noi piace fare le cose, no? A noi piace stare qui a perdere tempo. Guarda, tutto rigato, tutto cosato, qua sembra che gli abbiamo tirato un pugno, così raffredda bene. E tutta la parte sul retro l'abbiamo finita. Ci siamo, abbiamo montato i supporti per il nostro water block, adesso deciderò come montarlo. Comunque guardate che figo con le ventole, e adesso procedo a smontare questa cosa qui, tutta la parte superiore, spero che non mi faccia bestemmiare, e poi vediamo come infilare i cavi qua dentro, perché non sono sicuro di avere lo spazio per i led. Credo di sì, visto che abbiamo usato solo questo qui. Comunque adesso lo scopriamo. Zalman, il case di Zeb 89. I più veterani lo conosceranno sicuramente. A sentimento, quali viti andranno bene per il waterlock? Altre viti non ci sono, usiamo quelle che abbiamo trovato. A caso, sempre, sempre tutto a caso. Nell'informatica e in queste operazioni un po' particolari si fa tutto a caso. Allora, stavo montando le ventole, il dissipatore è già su, ma il problema è questo, che io ho fatto questa merda per alimentare il processore, perché questo alimentatore qua della Cooler Master, il V750, non ha tre spinotti da 4 pin, quindi ho dovuto aggiungerne uno io, collegandolo con questo mammut terrificante. E adesso la parte divertente sarà riuscire ad infilare le ventole pure con questa merda, vediamo se ci riusciamo. Allora, l'abbiamo montato, siamo riusciti a montarlo, qua mancano due viti, perché semplicemente col cacciavite non ci riesco ad arrivare. Qua abbiamo la pasta termica che applicheremo lì sopra adesso, e questo qui poi ci finirà sopra. Spero di aver collegato bene tutti i fili, perché sennò spacco tutto e ci si becca direttamente a questo punto all'accensione. Allora, piccola clip pre-accensione, l'abbiamo montato, questo è come si presenta, poi si accenderanno tutti i led fighi, bellissimo. Lì c'è la merda che ho fatto io, speriamo non inciampi. Qua ci sono dei fili, togliamo un po' di polvere con le mani, perché non ho voglia di toglierla con l'apposito robo. E questo è come si presenta. Allora, è il momento della verità, io premo il tasto di accensione, guarda Si sono accese le ventole. Cos'è quella merda lì? I led non si sono accesi. Le ventole si sono accese. La pompa si sarà accesa. Boh, chi lo sa. Comunque, lo configuro e vi faccio vedere direttamente il risultato. 2000 years later. Porco Dio, devo bestemmiare con i bastardi di MSI. Sti bastardi che fanno ste applicazioni di merda. Metti a fuoco, Cristo Dio, che non va un cazzo. Clicchi in giro e non succede un cazzo. Oh, ce l'abbiamo fatta, Mystic Light. Ce la fai ad andare su Mystic Light? Porco Dio, guarda, esplosa l'applicazione. Guarda cosa succede, guarda. Guarda, guarda, clicchi e sparisce. Clicchi e sparisce. Clicchi e sparisce. Ma che cazzo è? Ma Dio Cristo. Guarda, tutto ritornato, tutto ritornato, la merda, non va niente, non va, guarda, guarda, sto cliccando e non va, ma che applicazione di merda è, Madonna Cristo.
Beh raga, mi sono accorto montando il video che la clip dove vi mostravo il computer una volta montato purtroppo non aveva l'audio. Voi sapete perché? No, neanche io lo so. Comunque ve lo mostro adesso e... Dio boia, non si vede un cazzo. Perfetto, fantastico. Comunque qua c'è un led. Riesce a mettere a fuoco per favore del Cristo? No, sto telefono di merda invece che mettere a fuoco scatta le foto. Va bene, questo è il risultato. Qua ci sono le ventole. Lì, là lì è la merda dove passano miliardi di watt. Quindi se adesso tocco mi esplode il culo. E niente, questo è il risultato. Mi piace parecchio. Spero piaccia anche a voi. E niente, ci si becca con la conclusione. Molto bene signori, per voi saranno passati 10 minuti, io invece ho passato un pomeriggio intero tirando le bestemmie, ma sono soddisfatto del risultato. Comunque ci si becca al prossimo video, adios.